Eravamo una squadra favolosa, cioè una squadra che si vinceva, macchine vincenti, e la squadra era una grandissima famiglia e quindi ci si è ottenuti tutti quei successi grazie a queste beneficenze, ci chiamavamo beneficenze, però c'era un grandissimo rapporto sia con ingegneri, sia tra noi meccanici e soprattutto anche con i piloti. Amici di Save Lancia, siamo arrivati al sesto episodio di questo emozionante racconto dei ragazzi dei rally. Una storia che di vittoria in vittoria sembrava proiettata verso un futuro glorioso, ma che un pomeriggio di dicembre del 1991 trovò il suo ultimo capitolo nascosto in un freddo comunicato della Lancia che ne decretò la fine. Per il reparto corse fu uno shock così come per le migliaia di appassionati. Una notizia inaspettata e difficile da comprendere ancora oggi, che cambierà il destino del marchio Lancia e non solo. In questa puntata conosceremo Raffaele Fragale, meccanico telaista, e con lui ripercorreremo le emozioni di quel triste 18 dicembre 1991. Io mi chiamo Raffaele Fragale, ho lavorato in Abarth per 26 anni. Ho iniziato col Delta, ma io facevo il telaista. Poi seguivo tutto il mondiale rally e più facevo, che allora si chiamavano i muletti, si facevano i pre-gara, che si andava prima della gara appunto con i piloti a seguire il percorso. La mia vita è stata sempre nelle corse. Nel retro ho fatto anche la Formula 1, che accumulava esperienza, però diciamo che con la Lancia ho avuto il top dei top, perché si è vinti 6 mondiali. E nonostante, a me la cosa che mi è rimasta impressa, 2 anni fa, che eravamo a San Marino per il Legend, un ragazzo giovanissimo è venuto da me con un libro della Lancia, del Delta. Questo ragazzo avrà avuto 22 anni. E in combinazione c'ero io, una foto di un'assistenza, e mi fa: ma questo qua è lei? Ma lei lavorava in Lancia? E così, questo ragazzo, sono scappate, sono venute le lacrime dell'emozione, ma anche a me mi sono venuti un po' i brividi, perché infatti poi gli ho chiesto: ma quanti anni hai? Sei così giovane, come fai a seguire? Fa: ma è una malattia di mio padre, perché seguiva i rally. E sono emozione, cioè un ragazzo di 22 anni che non era ancora nato quando noi correvamo e si vinceva, quindi vuol dire che ha fatto una storia, penso che nessuna marca abbia fatto così. Mi ricordo benissimo quando ci hanno chiesto, cioè quando è arrivata la notizia che la Lancia smetteva i rally. Io avevo il biglietto, perché il 4 gennaio ero appena tornato dal Kenya, perché facevamo i test per il safari. Io ero appena tornato dal Kenya, quindi ero andato in Corso Marche e mi ha ridato il biglietto, perché io il giorno 4 gennaio dovevo partire per Nairobi. Sono arrivato a casa, a cena il telegiornale dice: la Lancia si ritira dalle gare. Io dovevo andare a fare qualche settimana a trovare i miei il mattino dopo. Non sono partito subito, sono andato in Corso Marche a chiedere spiegazioni, perché poi si chiudeva per le feste natalizie e io dovevo partire, quindi non... E sono andato e Corso Marche, dico: ma sentite, ma io devo partire o no? Perché se la Lancia si ritira. E io l'ho sentito dal telegiornale. E in Abarth mi hanno detto: guarda che l'abbiamo sentito tutti noi così, però si segue tutto il nostro programma, perché poi doveva iniziare l'anno. Quindi si fa tutto il programma come va fatto quest'anno, solo che verrà non più Lancia Martini,
ma gestita come dal Jolly Club, così, però eravamo sempre noi, la squadra noi, quindi, e ci siamo rimasti abbastanza tutti un po' male, perché, cioè, dopo aver vinto 6 titoli mondiali, cioè, è una cosa e l'altra, però abbiamo seguito a fare ancora il mondiale, abbiamo ancora vinto. Abbiamo vinto ancora quell'anno. Ci ha cambiato in marca, abbiamo fatto con le Alfa altre cose, però il cuore, diciamo, che a tutti noi, tutti del team del reparto corse, che poi non è solo reparto corse, ma tutti la gente che eravamo lì, perché c'era anche la gente che lavorava, non veniva fuori con noi, però lavorava in sede in Corso Marche, che anche loro va tanto di cappello, perché mettevano anche loro la loro bravura e tutto, perché se no non si arriva a vincere tante gare così. Eravamo una squadra all'epoca dei mondiali rally con Delta, una cosa bellissima, nonostante i sacrifici che si facevano, perché io personalmente, come qualche altro mio colleghi, si facevano dai 270 ai 290 giorni di trasferte all'estero, nonostante non era il mondiale di adesso, perché adesso c'è 20 gare, cosa, allora ne avevamo, mi sembra, 12, 13, però non si smetteva mai, perché anche quando si finiva l'ultima gara, che era il RAC, c'era già la preparazione sia del Safari che del Monte Carlo, e quindi chi andava in Kenya, in questo caso c'ero io con altre persone, altri si preparavano per il Monte Carlo, quindi da noi le vacanze si facevano tra una gara e l'altra, ma una settimana, cose così, quindi erano stati dei sacrifici, però nonostante i sacrifici eravamo molto contenti, non essendoci più una casa ufficiale, quindi, perché mi ricordo i nostri tempi vincenti e, diciamo, il periodo della Delta, c'erano i telegiornali, noi avevamo la Bonanni di Bianco, che era un giornalista Rai, col suo corso ci seguiva a tutti i mondiali, viaggiava con noi, quindi i telegiornali ne parlavano, tutti i quotidiani ne parlavano, ed era una cosa fantastica. Poi purtroppo sono cambiati i regolamenti, sono cambiati anche i percorsi, perché una volta i rally passavano nei paesini, le prove speciali si facevano, noi facevamo in Italia, facevamo solo il Sanremo, però si partiva da Sanremo, si andava in Toscana. Adesso purtroppo i mondiali sono 3 prove che ripetono sempre lì, e quindi non c'è più assistenza, cioè nel parco assistenza. All'epoca invece no, noi facevamo assistenza inizio prova, fine prova. Quindi era tutto poi noi con le macchine di servizio o i furgoni si girava dappertutto, si faceva. E penso che quei tempi non potranno mai più tornare col traffico di oggi. E quindi è stato un decado di quello, perché nonostante non facevano vedere i rally per televisione, però se ne parlava molto di più, perché facevano vedere dei spezzoni e boh. Adesso i mondiali rally mi fanno vedere le prove speciali, però è come se correre in pista, perché non vedi a fine prova il meccanico che ti cambia una sospensione, cioè quell'entusiasmo, perché allora noi facevamo parte della corsa, perché se il pilota aveva un guaio, quindi noi si risolveva e lo mandava e si correva avanti. A me è successo parecchie volte che mi ricordo un evento, forse Finlandia, che Marco chiama, problemi, era in prova speciale, e aveva, anzi Kiki, il suo navigatore, problemi a cambio, cioè gli era rimasta, mi sembra, la terza o la quarta dentro. Però è uscito dalla prova, c'ero io e il mio collega, subito pronti col cambio, sostituiti il cambio in 16-17 minuti e l'abbiamo andato via. Non ha pagato niente, robe che adesso non si possono fare. E quello era. Poi la gente che faceva assistenza, la gente era lì,
ti guardava, ti chiedeva, poi qualcheduno faceva anche la bottotina, specialmente mi ricordo qua, eravamo a, adesso non ricordo bene se era forse un Sanremo, non ricordo se era un Sanremo o un Monte Carlo, e abbiamo sostituito il cambio perché c'era un problema a cambio. E la gente lì fa, ma io quando porto la macchina dal mio meccanico per tirarmi giù i cambi la devo lasciare da 2 giorni, cioè, perché si facevano delle cose, sì, le macchine erano costruite apposito per quello, quindi noi quando si costruiva la macchina in Corso Marche poi facevamo tante prove per la sostituzione del cambio in caso di una sospensione e facevamo queste prove con macchina calda, perché, e quindi il cambiamento di allora adesso, dopo ce n'è tante che poi l'epoca l'elettronica non c'era, quindi era il pilota che guidava la macchina. Adesso con le nuove generazioni, ma è giusto che sia così, perché adesso con l'elettronica è quella che comanda. Noi allora avevamo solo una centralina per l'iniezione, quella. Adesso fanno tutto, sospensioni, differenziale, cosa, tutto controllato, quindi penso che resterà una cosa soprattutto per quello, perché allora la macchina si guidava. I ricordi più belli sono stati con l'Africa, perché la Lancia tirava tantissimo per vincere i safari e quindi lì abbiamo formato una squadra che allora Cesare Fiori ha voluto di fare come facevano quelli che vincevano allora i safari, perché per la Lancia non è riuscita col Fulvia, non è riuscita con la Stratos, con i 31, cioè che era il gruppo Fiat, e allora a quel punto ho fatto una squadra di 6 persone con l'ingegnere Roberti e stavamo 4 mesi in Kenya a fare dei test e simulazione rally. Abbiamo fatto come abbiamo fatto quell'esperienza lì, abbiamo vinto il primo safari nell'88, che è stato con Miki, è stato, penso che, come vincere un mondiale, perché il safari è pesantissimo, è duro, all'epoca erano 5 tappe, quindi, e quella è stata la soddisfazione di tutto il team, che finalmente si è riuscito a vincere per giunta con un pilota italiano, quindi lì è stata una cosa proprio, e poi a seguire tutti gli altri mondiali che abbiamo vinto e anche altri safari, il cuore è sempre Lancia, perché è quella che ci ha dato più soddisfazioni e penso che i giovani ancora adesso, che all'epoca non erano ancora nati, sanno vita e morte, miracoli della Lancia Delta, i piloti che ci sono, che c'erano all'epoca e tutti. La storia della Lancia, non solo per gli italiani, è rimasta impressa dappertutto perché è una cosa indelebile. La scelta del gruppo Fiat di ritirare il marchio Lancia dalle competizioni sportive ha rappresentato sicuramente l'inizio di un periodo di decadenza industriale che in questi ultimi anni ha reso evidenti tutti i suoi limiti. Anche tutte quelle professionalità cresciute nel reparto corse vennero negli anni spente e ridimensionate. Quel che resta è sicuramente l'affetto degli appassionati, anche giovanissimi, ed è a loro che vogliamo dedicare questi racconti, perché possano conoscere queste eccellenze costruite da uomini con sacrificio e dedizione. Il futuro senza memoria è come una bella auto senza motore, buona per farsi un selfie ma incapace di portarvi lontano. La sesta puntata dei Ragazzi dei Rally finisce qui. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio.